Jeremias e Cecilia Rodriguez contro Barbara D'Urso, ha fatto soffrire nostra madre e nostra sorella. Perché Jeremias e Cecilia Rodriguez non vanno da Barbara D'Urso, parlano i fratelli di Belen. È ufficialmente guerra tra i fratelli di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, e Barbara D'Urso. Gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, dopo aver rifiutato l'invito di partecipare a Domenica Live, hanno attaccato pubblicamente la conduttrice napoletana sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola domani, mercoledì 29 novembre, la nuova fidanzata di Ignazio Moser ha spiegato che si è sentita offesa dalle dichiarazioni e affermazioni che sono uscite fuori dal programma domenicale di Mediaset. La modella si è sentita oggetto di aggressione e violenza verbale, una situazione che, a detta di Cecilia, ha fatto soffrire molto la madre Veronica e la sorella maggiore Belen. Le parole di Cecilia contro Barbara D'Urso su Instagram. Quando sono uscita dalla casa ho sentito nei programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche, ha dichiarato Cecilia alla rivista diretta da Alfonso Signorini. La più piccola dei Rodriguez ha aggiunto, e poi mi risulta che anche ai tempi del Grande Fratello condotto dalla signora, siano nate delle coppie. Trovo tutto questo molto scorretto, molto illogico, oppure logico se si segue la strada di fare polemica e ascolti usando, maltrattando il nostro nome. Di certo però non mi strappo i capelli, sia chiaro. Fa il 22 di Cher parlando solo di noi. Dura poi la replica di Cecilia Rodriguez alle recenti parole di Barbara D'Urso, che ha affermato di fare ascolti record anche senza la presenza della sorella di Belen. Eppure fa la puntata parlando solo di noi. Invita persone che parlano di noi, fa talk show che parlano di noi. Parlano opinionisti che non ci conoscono, ma parlano, anzi, sparlano di noi. Ma è normale? Ma sono io a pensare che tutto questo non segue una logica? Ha affermato l'ex di Francesco Monte. Anche Jeremias Rodriguez contro la trasmissione di Barbara. Dello stesso pensiero il fratello di Belen, Jeremias, che è stato il primo a rifiutare l'invito della D'Urso. Al contrario è stato ben due volte ospite di Verissimo e di Mattino 5. La mia famiglia, e in particolare mia madre, hanno sofferto davvero per gli attacchi che mia sorella ha subito. Io non cerco la popolarità alza Cher. Non so nemmeno che cosa sia lo share. Ho visto però che nella mia famiglia questa situazione ha creato un forte disagio, un grande dolore, ha ribadito il ragazzo. Che ha infine rincarato la dose, per me può anche fare il 100% di share, ma giù le mani dalla mia famiglia. Comunque volevo comunicare che viviamo lo stesso con o senza la D'Urso.